Buongiorno a tutti i nostri carissimi amici, clienti e tutti coloro che ci seguono. Buongiorno Gabriele, Buongiorno Bruno. siamo qui anche oggi. Oggi questo è il primo video che noi pubblichiamo per quanto riguarda le novità dei manga di questa Esatto. settimana. Ce ne sono tante, Ce ne siamo tante, partiamo subito con Star Comics. eh? Star Comics, eccolo qua. Star Comics presenta il continuo di Gintama, numero 8, il fantasy e fantascienza di questo ragazzo ninja che è pronto ad affrontare nuove avventure, nuove sfide. Bene, è andato. Andiamo avanti con un capitolo nuovo di Capitan Tsubasa, o quello che molti conoscono come Holly e Benji. S Numero? siamo già arrivati al numero 18, siamo quasi giunti alla fine. Quanti numeri sono, si sa? 21. 21, quindi 18, 21. ne mancano ancora 3. Cos'è, un mensile? È un mensile, sì. È un mensile, bene. Qui cosa dice? La nazione argentina juniores capitanato da... Ah, beh, questo... Ed è riguardo il calcio. Calcio Calcio, questa, sì. bene. Andiamo avanti. Dopo tanto tempo riesce la principessa delle Meduse. Eccola. Siamo arrivati al numero 12, sempre per casa Star Comics. Una divertentissima storia di una ragazza un po' stralunata. A 4,30 euro. 4,30 €4,30. Poi cos'è euro. arrivato? Sempre allo stesso prezzo abbiamo Haikyuu, e in questo caso l'asso invece della pallacanestro. Della pallavolo, scusate, scusate. Perché dopo hai visto che dopo ti riprendono, Dopo mi commentano, dopo ti beh, commentano, giusto, giusto, giusto. Anzi, ok. continuate a seguirci. E abbiamo detto EQ e andiamo avanti con il numero 2 invece di Devilman contro Ade. Eccolo qua. Sempre per il team di Go Nagai esce questo numero 2 di 3 dedicati alla saga di Devilman. Questi cosa hanno fatto? Hanno perso la donna che amavano e sono entrambi in preda alla collera. Ah. Bene, cos'è? L'amore di cosa parla? No, questo è un horror Horror, fantasy. parla d'amore, che ne so. L'amore invece è Rainbow Days, il nuovo Romantico. numero 1, sempre per casa Star Comics, dei liceali pronti ad affrontare un'avventura particolare in un mondo pieno di ragazze. Quindi questo 4,30 è numero 1. Uno. Quindi sono tutto un gruppo di giovani, mi sembra di capire, che insomma vanno alla conquista. Alla conquista di nuove amicizie e chissà perché di nuovi amori. Cosa Bene. capiterà? E cosa capiterà anche ai nostri eroine di Ascertain Magical Index, che giunge al numero 15 di questa bellissima saga fantasy? Ok. Mentre per andare a Planet Manga abbiamo It's numero 2. Qui invece è un horror, un psicothriller, dove la psicologia e l'horror si confondono e si uniscono creando questo bellissimo volume. 4,50 euro è Esatto. della Planet Della questo. Planet. Poi Umoristico ed erotico, esce il numero 9 di è un Mackenkie. po' sporcaccione. Un po' sporcaccione, sì. Fammi andare a vedere se è sporcaccione tanto. No. No, se Diciamo questo che è molto mischiato colazione con l'ironia, se questo quindi. fosse sporcaccione, allora gli altri che sono? Vabbè, sporchetto, sporchetto. Sporchetto e divertente, Mackenkie. Ok. Giunge al numero 3 anche Arpeggio of Steel. Qui invece siamo in una storia totalmente fantascientifica, post-apocalittica, in un'America totalmente nuova. Lo scontro tra scontro di Yokosuka Yokosuka. Gunzegu, Gunzo. Gunzu E compagni? e compagni hanno accettato la proposta di Camilinge. Esatto. Porteranno in America il prototipo del stato oscillante, insomma, di che parla? Fantascienza. Fantascienza, Fantascienza. fantascienza. Combattimento. Andiamo avanti. Mentre per il Qui. mondo dei ninja, per il mondo delle arti marziali, ecco un nuovo capitolo di Kenichi. Inizia 4,20 euro, sempre Esatto. dalla Sempre della Planet. Planet. Un Sempre. incontro imprevisto tra Miu Shao Kano, Sì. ma ormai sono padrone della lingua. Uno dei combattimenti, membri dello Yomi, scatena Esatto. la gelosia di Kaneshi. I due sono completamente diversi, eppure lei sembra volerlo seguire, che ci sia qualcosa sotto. Lo scopriremo.
scopriremo anche come andranno le avventure di Natsume degli spiriti, che giunge al volume numero 13. Eccolo qua. Un bellissimo fantasy con uno stile abbastanza classico, quasi anni 70, e che in queste pagine scopriremo una misteriosa creatura nuova che si va ad inserire. Si va ad inserire. Numero 1 invece per la Planet è Little Marmalade Boy. Che numero 1? Sì. È un piccolo spin-off del mondo di Marmalade Boy, o di quelli che molti conoscevano ai temi dei banchi d'amore. E di cosa parlo? D'amore? D'amore. D'amore. Quindi amore. Questo per i sentimentali, non è per te. L'ultimo eroe è invece un altro numero 1, sempre per Planet Manga, dove colpi di scena e azione si mischiano in questo fumetto che è considerato dalla critica forse l'erede perfetto del Gantz, altra opera sempre dalla Planet Manga. Bene, comunque un bel volume, un bello cicciotto, insomma abbastanza pagine, i disegni non mi sembrano malaccio. No. Molto quasi realistici. Sì, no, bei disegni, bene. E Bruno, adesso c'è una cosa molto interessante. Interessante, ragazzi, un libro, prima di chi è, guardate quanto è grande. Cioè, guardate le pagine che c'ha. Adesso un manga veramente grande. Grande. Un euro. Un euro. Un euro. Fino, se non sbaglio, al 21 novembre. Ecco. Si può acquistare in fumetteria solo un euro. Quindi da questo manga, l'anonima serie animata che ha spopolato in Giappone. Esatto. Cioè, quindi ragazzi, un euro. Se uno dice, ma mi piace, non mi piace, un euro si può spendere. Intanto ve lo leggete e vedete se puoi continuare la saga. I disegni anche qui non sembrano male. No. Un'avventura che sicuramente ci prenderà. Non si sa quanti volumi saranno. No, per il momento no, ancora una serie in corso. Comunque un euro, dai. Si può fare. Per il manga abbiamo finito, Bruno. Passiamo alle cose simpatiche, allegre. Esatto, Coda Mozza e il professore. Cioè, certo, un fumetto si chiama Coda Mozza. Coda Mozza. Oh. E il professore. Si chiama proprio così. Proprio così, sì. Un bellissimo dialogo fra un diavoletto e un angioletto. Un autore nuovo, Tommaso Donovano. Che cos'è? Un fumetto? Non è un fumetto. È un misto fra un libro, un romanzo. Sì, infatti. E con abbinato delle illustrazioni che lo riconosciamo dai disegni e di Le Ortolani, le illustrazioni certo, di Le Ortolani. Certo, e invece la trama di chi è? Sempre di Ortolani? No, no. È un autore, si chiama Tommaso Donovano ed è un prete, un sacerdote di Genova. Ah, penso. Sì. Il sacerdote si è messo a fare fumetti. Un fumetto ironico. Si vede che c'è la crisi anche lì. Per rimanere sempre su Le Ortolani, continuo le avventure di Ratman. Nella versione Color Special. Ratman, esatto. Lo conoscono tutti. Qui siamo al numero 34 del Color Special. Perfetto. Poi? Poi, passiamo un altro... Questo è quello che piace a me, eh? Sì, sì, è questo. Un altro bellissimo brossurato, sempre un fantasy in chiave umoristica, divertente, alla portata di tutti. Con gli autori, fra i tanti autori che hanno partecipato a questa realizzazione abbiamo Biggio, che è un autore che forse la maggior parte di noi conosce per aver realizzato Drizzt, sempre un fantasy umoristico. Questo è veramente bei disegni, poi in fondo ci sono delle tavole, vedo che ci sono anche delle tavole, delle bozze, insomma. Sì, gli schizzi preparatori. Sì, quindi mi sembra un bel fumetto, a colori. Sì, alla portata di alla tutti. Alla portata di tutti, scritto anche in grande, che almeno se riesce a leggere. Bene, eccolo qua. Per casa Shock Doom. Sempre a casa Shock Doom abbiamo invece il secondo volume delle raccolte del meglio di DCO, ovvero di Scott X Magazine. Tutti gli sketch illustrati e divertenti di questo birbantello personaggio. Che è quello che fa Scotch. Scott X. Va bene, uguale. Siamo sempre lì, ci siamo capiti. Ok, avanti. Una bellissima invece graphic novel per casa Star Comics, abbiamo come un balletto di musica rock. Ah sì, cominciò a fare anche questi la Star Comics. Esatto, ha incominciato con le graphic novel e in questo caso abbiamo un'avventura ironica e divertente e anche geniale. Umoristica, esatto. Bene. Poi andiamo invece poi ai gadget, ai magazine che stanno uscendo.
è uscito il numero 4 di Lego China, una rivista, un magazine soprattutto indirizzata a un target di ragazzi, ma anche per adulti, perché in allegato abbiamo un personaggio in edizione limitata nel mondo della Lego. Quindi dentro questa bustina? Dentro quella bustina. Ah, cioè, infatti si sente. Sì. Ogni due mesi fanno uscire questa rivista con questi personaggi limitati. E Dulcis in fondo non poteva mancare, eccolo qua! Il classico. Il conosciutissimo Topolino, numero 31. No, 31, dove c'è allegata la terza moneta. Esatto, in questo caso a Gastone. Esatto. Bruno. A Gastone, esatto. E sono quattro in tutto, quindi questa è la terza, e la prossima settimana uscirà la quarta e ultima moneta. Il raccoglitore, quella moneta è uscita l'altra settimana e così via. Bene amici, che dirvi? Io non vi dico più niente, vi dico solamente che ci vediamo dopo, perché adesso vado subito a fare il montaggio di questo video. E poi faremo il montaggio per quanto riguarda invece i supereroi, anche lì tante novità e tante ecco, belle quindi cose. Spero per stasera di riuscire a mettere, poi vedo qui questa scatola, eccola qua, beh, l'avrete vista fino adesso. Sì, questa è un model di cast della Going Mare di One Piece, ecco, del nostro amatissimo One Piece. One Piece che è arrivata oggi, è fresca, quindi... Mi raccomando, è in edizione limitata. Ecco, quindi datemi una regolata, comunque è molto molto bella. Bene, a questo punto ci vediamo dopo, ciao Gabriele. Ciao Bruno. Tu vai a sistemare ciao, il resto, io sistemo esatto. tutto. Ci vediamo poco ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima.